Ciao, oggi presento, recensisco un coltellino da cucina. Eccolo qua. Allora, vediamolo un po'. La marca è Fackelmann, dovrebbe essere una marca tedesca. Ovviamente, vabbè, il prodotto come al solito, made in Cina, su progettazione diciamo tedesca. È un coltello di tipo, cioè, dalla foggia giapponese, viene dato per coltello, come posso dire, tutti gli usi, non ha un uso specifico suo proprio. L'ho preso presso l'Auchan, una catena di supermercati, costo mi sembra 6 euro. Allora, vediamo un attimo. Allora, sulla scatola c'è una descrizione del materiale con cui è fatto, quindi acciaio Rockwell HRC 53 più o meno 2 punti. Dice garanzia 3 anni. Vediamo sul retro. Ci sono le dimensioni, quindi lo spessore della lama 2 mm. La lunghezza del totale del coltello 20,5 cm e 9 cm la lama. Anche sul retro è riportata la durezza dell'acciaio. Qui c'è un'istruzione più o meno tipo lavaggio a mano, qualcosa del genere. Andiamo a aprirlo. Ecco, dirò subito che come recensione in parte è negativa. E poi spiegherò il perché. Allora, ecco l'oggetto. Presentarsi si presenta piuttosto bene, la forma della lama, come si vede, è triangolare, lo spessore c'è, possiamo vederlo, vediamo se si vede così. Il manico, vabbè, la solita plastica, abbastanza robusta, sembrerebbe. Ho provato con una calamita in precedenza, il codolo arriva più o meno a questo livello qua, codolo della lama, non so come chiamarla, questa specie di borchia, non è il suo nome, vabbè, comunque fa in modo, direi, che si evita un po', cioè, utilizzandolo. La plastica qui è rinforzata, quindi dovrebbe essere abbastanza solido come costruzione. Ecco. Vediamo un attimo la filatura, che comunque l'avevo provata prima, è piuttosto buona. Adesso questo pezzo di carta qui è un po' recalcitrante, ma comunque non si riesce. Comunque il taglio, come si può vedere, è piuttosto netto. È un coltello da cucina, ecco, quindi non è certo un rasoio. C'è una doppia svasatura, si può osservare. Comunque, diciamo che taglia. Ecco, la parte negativa, assolutamente, non so per quale motivo abbiano fatto una cosa di questo genere, si può notare qua, questa striscia è dipinta. Io non so se l'abbiano fatto con un materiale, forse per facilitare diciamo, lo scorrere della lama tagliando diciamo, gli alimenti, però effettivamente io la prima volta che l'ho usato, cioè l'ho lavato e mi è rimasta una patina nera su una cosa che ho tagliato. L'ho rilavato, lava che ti lava, praticamente da questa parte, non so se si può vedere bene perché c'è la luce, comunque da questa parte in pratica sta patina è venuta via, quindi a questo punto l'ho grattata sinceramente con un po' di paglietta,
e praticamente non c'è più. Ecco, adesso comunque la devo ripassare per levarla completamente, mentre da questa parte l'ho lasciata per far vedere come era fatto, diciamo, appena uscito dalla scatola. Niente, c'è cioè un oggetto piuttosto carino, utile, sembra costruito anche bene, a parere mio rovinato da questa, boh, non so neanche come chiamarla, questa vernice, questo smalto che hanno messo qua su questa parte della lama, ripeto, non so per quale motivo, ecco. Sinceramente, stando così le cose, non mi sento di consigliare di comprarlo a questo punto, perché cioè, questa cosa che rimane sugli alimenti, cioè, ovviamente non si sa cos'è e non è certo una cosa salutare, insomma. Ecco. Secondo me facevano meglio a non dipingerlo e al limite diciamo, ad appiattire meglio a lucidare praticamente questa parte, certo che sarebbe costato forse di più, ma anche lasciarlo semplicemente così, senza metterci cose, direi che forse era una soluzione molto migliore. Ecco. Può essere che l'abbiano messo anche per nascondere questi segni della lavorazione che si possono vedere, abbastanza evidenti, che qua sotto sono stati, diciamo, appiattiti e tirati a lucido, mentre qua sopra no. Dalla parte dipinta, questa parte, diciamo così, segnata non si vede, però, ripeto, è un lavoro fatto male. Ecco, per oggi questa è la recensione e vi saluto. Ringrazio tutti quelli che si sono iscritti, ringrazio tutti quelli che mi hanno citato i vari canali degli amici, soprattutto il cacciatore di zombie che mi ha praticamente fatto avere un sacco di sottoscrittori. E niente, ci sentiamo alla prossima. Grazie, ciao.